L'artista esistenzialista, buongiorno a tutti, una notizia di alcune ore fa, qualche ora fa. Il mostro sacro di Napoli, Sinatti, purtroppo per tanti tifosi del Napoli, lascia il Napoli. Perché dico il mostro sacro del Napoli? Qualcuno magari penserà che è un video sarcastico, retorico, quant'altro, c'è per niente. Perché la statistica, voglio dire, non la faccio io. La statistica è in pratica una rappresentazione dei dati di fatto. Ebbene, Sinatti, il proprietario dell'Atletico del Napoli, è sostituito stando da Coratti, a quanto sembra, che è nello staff di Conte, è quello che probabilmente è meno menzionato, poco considerato da qualcuno, anche della stampa e quant'altro. Ebbene, come sono importanti i fisioterapisti, i medici e quant'altro, quindi lo staff medico del Napoli, Sinatti è quello che è stato considerato, valutato il miglior preparatore dell'anno scorso e forse anche dell'anno prima, sicuro dell'anno scorso, uno dei migliori preparatori dell'atletica di 39 anni che abbiamo in Italia. E il Napoli aveva avuto di anno in anno gli infortuni, se non sbaglio, del 70%, quindi una percentuale che si era ridotta al 32-33% anche l'anno scorso. Quindi, signori, perdi un pezzo importante. L'area medica del Napoli ancora non si sa nulla, perché bisogneranno fare le valutazioni più opportune sui fisioterapisti, anche sui medici, eccetera, eccetera. Lì valuterà Conte. Quindi, vabbè. Fedele su questo ha ragione il giornalista Napoli Fedele quando dice che magari Ancelotti un po' ascoltava Conte, se gli togli un solo tassellino diventa un gran problema, perché magari se ne va per nulla. Questo lo conosciamo, come abbiamo detto tante altre volte. Insomma, la Fedele non dice nulla di che, però dice una cosa giusta. Però tornando un pochettino a Sinatti, Sinatti era il preparatore del Napoli sotto Spalletti con Sarri l'anno prima. Signori, tanti giocatori del Napoli hanno avuto problemi. È giusto quando lui dice è importante fare questo tipo di lavoro per la performance muscolare, per l'endurance muscolare, per ridurre i microtraumatismi, esercizi specifici, magari a ridurre le linee un po' anche con il vice allenatore e quant'altro, ridurre le linee fra centrocampo, attacco, magari fare un pressing di una certa tipologia, ruotare, far ruotare i giocatori e quant'altro, tutta una serie di esercizi specifici che magari chiaramente ha in testa il preparatore atletico. Quando poi gli chiedono: ma è un problema quando poi tanti giocatori si infortunano, funziona così perché si gioca molto, tutto quello che volete, ma noi possiamo prevenire gli infortuni. Molte volte parlava di tante società, anche per esempio della Juve, quando poi a livello atletico la Juve in tot partite fra Genoa, Firenze e quant'altro era giù fisicamente e quindi ha fatto date valutazioni senza voler giudicare, ma spiegavo un po' nello specifico, disquisizione accurata, ponderata e quant'altro. Di quello che è per esempio il Napoli dei Miracoli e di altre società, tante delle quali correva e altre no. Lui ha un po' spiegato l'esplosività muscolare e tante piccole cose. Immagini quanto è importante il preparatore atletico in una società, come tra l'altro anche i fisioterapisti per la riabilitazione e il medico magari quando fa la diagnosi. Cioè, il preparatore atletico è molto 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 importante. Quindi, signori, che dire? Bisognerà vedere anche questo altro elemento, quanto sarà importante nel contesto Napoli. Considerate per esempio che se il preparatore dello stesso che è stato, per quanto riguarda Conte, al Tottenham, alcuni infortuni ci sono stati, quindi sai. Però ripeto, adesso può sembrare un discorso polemico o altro, io penso che, ripeto, che a prescindere da quello che sarà la stagione del Napoli, da quello che sarà, diciamo, le valutazioni, il percorso del Napoli, non entriamo nel merito, ci mancherebbe, il Napoli perde un gran pezzo, un pezzo importante, perché dopo un pochettino parte della dirigenza, il fatto che il preparatore atletico, ripeto, tante società non hanno uno staff medico, ma soprattutto un preparatore come quello che c'era a Napoli. Tanti parlano benissimo dei medici e soprattutto dei fisioterapisti, ma anche, attenzione, del preparatore in primis atletico del Napoli di prima, perché adesso non è più quello là, perché va via per giustamente scelte della società, scelte di Conte e quant'altro. Quindi sicuramente, ripeto, Sinatti, un elemento imprescindibile dal Napoli, ha fatto davvero tanto per il Napoli. Ripeto, perdere il miglior preparatore atletico penso che sia un qualcosa che faccia riflettere un po'. Io avrei fatto lo stesso video se si fosse parlato di Milan Inter Juve, non me ne frega un cazzo, signori. Io quando abbiamo un elemento bravo, capace, uno che lavora in un certo modo, ha idee innovative, se ne va sempre enunciato. E da quando mi dicevano anche
diciamo colleghi, persone che l'hanno conosciuto, Sinatti è uno bravo, 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 che si applica. E la dimostrazione, per esempio, da Juventino, vi dico che la Juve l'anno scorso ha avuto un sacco di infortuni. Io non so fino a che punto l'area medica della Juve è a un certo livello. Eppure è stata cambiata, ma mi sembra che questi grandi, diciamo, mostri sacchi a Torino non ci sono, ma anche in altre società, se vogliamo parlare di Juve. Quindi vedete, a Napoli il miracolo, buona parte il miracolo, cioè non è soltanto targato Spalletti, ma in parte Sarri, o magari dirigenze, quando sicuramente giunto con le elezioni, l'area medica ha avuto il suo, diciamo, ben da fare, sicuramente un grande risultato medico, fisioterapista e soprattutto il preparatore atletico. Quindi ripeto, spero che Napoli non rimpianga Sinatti, questo è il pensiero che arriva oggi, ripeto, senza nessun tipo di polemica, ripeto, avere il migliore preparatore atletico e mandarlo via. Però lì devi accontentare Conte, sappiamo come funziona l'artista esistenzialista, buono giorno.